Presidente De Laurentiis, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Bentornati in Abruzzo. Quanto le piace questa regione? Ma per me è stata una grande scoperta. Conoscevo alcuni posti, non conoscevo questi posti di montagna, e quindi io devo ringraziare il Presidente della Regione Marsilio perché ci ha ospitato con una grande, diciamo, benevolenza e dandoci dei servizi sempre improntati al massimo della qualità. Quindi vuol dire che in Abruzzo c'è qualità e si può lavorare molto bene. Quest'anno, oltre a Castel di Sangro, anche Rivisondoli, si allarga sempre di più il Napoli in Abruzzo. Beh, diciamo che comunque il comprensorio di Castel di Sangro riunisce tre situazioni molto particolari. Castel di Sangro, che ha una struttura di impiantistica sportiva fuori dal comune, poi abbiamo Rivisondoli, che ha delle dotazioni alberghiere di grande livello, poi vabbè, c'è Roccaraso, che diciamo è importante nel gruppo delle competizioni sportive agonistiche, sciistiche a livello europeo, e poi abbiamo un gioiello che è praticamente Pesco Costanzo, dove i Borboni albergavano in maniera regale, e questa regalità si percepisce camminando per le strade. E per me è stata una scoperta straordinaria, per uno che fa cinema e che bada molto al protagonismo scenografico delle location, devo dire che Pesco Costanzo è una situazione assolutamente non da ignorare, non da dimenticare, ma da visitare a tutti i costi. Quindi è un invito a chi non conosce questo posto a venire, quindi intrattenersi tra Rivisondoli, Roccaraso, Castel di Sangro, dove poi abbiamo, come tu ben sai, il grande Nico Romito con le sue tre stelle e la sua scuola di ristorazione, che è una specie di università straordinaria. Quindi chapeau, lui è stato molto bravo anche a investire se stesso per il territorio da dove nasce. Le chiedo un'ultima cosa, Presidente. 6 anni di accordo con la Regione Abruzzo, questo è il secondo anno. È un accordo saldo? Ma l'accordo è saldissimo, tant'è che sono 6 anni più 6, 12 anni. Quindi il fatto poi straordinario di questo comprensorio è che dista, lei sa che io sono basato a Roma, dove c'è il gruppo Filmauro, che è il gruppo che detiene il Calcio Napoli, come tante altre attività, dal cinema alla televisione, alle automobili, alle costruzioni, ai gelati e compagnia bella. Allora, il fatto di poter stare a 1 ora e mezza da Roma e a 1 ora e mezza da Napoli è straordinario. Cioè, vuol dire che lei può, per ogni problema che dovesse nascere, fare in 1 ora e mezza un salto in una delle due postazioni. Quindi per uno che ha fatto di Roma e di Los Angeles la sua sede di lavoro, chiaramente ritardata oggi dal Covid, che da un certo punto di vista però ha modernizzato anche le modalità di lavoro, perché ormai si lavora in maniera diversa, perché non bisogna assolutamente stare in una location per forza, ma si può lavorare anche in mobilità. Questo è un modo al quale si stanno abituando tutti quanti, tant'è che vedo che molti dipendenti chiedono di poter lavorare a casa al 70%, al 30% lavorare in ufficio. Di questo bisognerà assolutamente così farsene una ragione, abituarsi. Mi dispiace per gli immobiliaristi, che forse vedranno svanire le grandi pretese di affitto dei loro immobili destinazione ufficio. Torna il Napoli in Abruzzo, Presidente Marsilio, motivo di grande orgoglio per la Regione. Assolutamente sì, siamo ben felici di accogliere a braccia aperte il Napoli Calcio, che porta peraltro in dote quest'anno 3 campioni d'Europa, quindi grazie a questa meravigliosa squadra e ai suoi tifosi che allieteranno e rallegreranno fino a Ferragosto la permanenza qui nell'Alto Sangro. Cosa si aspetta da questi giorni del Napoli in Abruzzo?
Beh, ci aspettiamo quello che è già accaduto lo scorso anno, in misura ancora maggiore quest'anno, perché finalmente con la vaccinazione la pandemia, diciamo, fa passi indietro, si può riconquistare qualche spazio di libertà in più, quindi più presenza allo stadio, più presenza nelle piazze, più partecipazione popolare agli eventi. Quello a cui abbiamo puntato con questa collaborazione con il Napoli Calcio è utilizzare questa occasione per fare la promozione che al nostro territorio è spesso mancata, far conoscere le sue meraviglie, le sue eccellenze, la capacità anche organizzativa e dare un'immagine appunto positiva dell'Abruzzo in tutta Italia e in tutto il mondo. Non scordiamoci che il Napoli Calcio è una delle squadre più seguite al mondo, con decine di milioni di tifosi nei quattro continenti, e questo per l'Abruzzo è un grande veicolo promozionale. Di Maro vorrebbe il Napoli tutto per sé, l'Abruzzo anche? Ma noi non abbiamo pretese di esclusiva, quindi fanno bene gli amici del Trentino a volere, ad essere affezionati alla presenza del Napoli, perché da molti anni ne sperimentano i benefici. Credo che anche qui in Abruzzo si stiano sperimentando, a cominciare dai territori che ospitano il Napoli Calcio più direttamente, quindi quest'anno anche Rivisondoli è sede, diciamo, ospita la squadra nei suoi alberghi, oltre a Castel di Sangro dove ci sono gli impianti sportivi, quindi stiamo dimostrando che questa presenza coinvolge sempre più il resto del territorio. E io spero appunto che i tifosi del Napoli, venendo qui, utilizzino questo luogo come porta di accesso e trampolino per raggiungere le tante altre località, sia verso il mare che verso la montagna che verso le città d'arte, che rendono speciale la visita dell'Abruzzo e la scoperta di ogni suo luogo. Questo è un accordo che dura 6 anni, iniziato lo scorso anno, un accordo molto saldo, lo può confermare, Presidente? Questo, per quanto mi riguarda, assolutamente sì. Poi dovete chiedere alla controparte se è altrettanto soddisfatta. Io spero di sì e lavoriamo perché questo possa accadere. Quindi con il Presidente De Laurentiis c'è un rapporto molto cordiale, penso che sia una persona molto seria, e siamo entrambi come dire, intenzionati a mantenere gli impegni. Sindaco Angelo Caruso, come la giudica questa seconda esperienza, secondo anno? Ma è un'esperienza che in qualche modo replica quella dello scorso anno, per quelle che sono le misure precauzionali, perché purtroppo è un po' l'elemento che caratterizza l'evento in corso. È sicuramente un'iniziativa straordinaria, la visibilità, le attenzioni soprattutto mediatiche sono elevatissime, soprattutto perché in questa occasione tornano i campioni d'Europa presenti nel Club Napoli, quindi è stata quella attesa che in qualche modo ha gratificato gli accorsi in questa giornata di primo ritiro. Non vuole essere una polemica, Sindaco Caruso, ma un dato di fatto oggettivo: rispetto all'anno scorso vedo meno entusiasmo e meno tifosi. Ma qualche numero in meno si è registrato oggi, inutile negarlo, ma non lo so se è legato al fatto che era un primo ritiro di una mezza giornata, probabilmente anche ridotta nell'orario. Certamente ci aspettiamo che dai prossimi giorni, già da domani, le condizioni cambino, ma soprattutto poi in occasione delle amichevoli la situazione si declini in maniera diversa. Risulta ovviamente anche dalle prenotazioni che la presenza più massiccia ci sarà da domani fino al 15. Le volevo chiedere quanto è contento lei come sindaco di questa formula, perché il Napoli è stato fino a qualche giorno fa a Di Maro, sede storica del ritiro, seconda parte, con tutti i giocatori effettivi qui a Castel di Sangro. Le due località si trascinano un po' la volontà e la voglia di avere l'esclusiva? Sì, io ho letto su una pagina di un giornale, non ricordo quale, che c'era insomma questa pressione da parte del Trentino di avere l'esclusiva del ritiro, non condividere con l'Abruzzo la preparazione precampionato. È un'esigenza che comprendo, perché ovviamente il flusso turistico, comunque l'attenzione si declina più sul secondo, perché beneficia ovviamente della compagine al completo, beneficia ovviamente degli acquisti e quindi quella squadra che in qualche modo tutti vogliono vedere, perché è quella che giocherà il campionato.
so che insomma stanno facendo pressioni su questo genere di condizioni, non so come finirà. Per quello che ci riguarda abbiamo un contratto di 6 anni, questo è appena il secondo anno. Certamente mi rendo conto che rendere compatibile due esperienze di questo genere non è semplice, però insomma attendiamo gli sviluppi, che non dipendono da noi, dipenderanno dalle regioni e da chi in qualche modo poi saprà dirimere questa forse controversia. Me lo faccia capire con un sorriso per chiudere, non mi sembra tanto contento di questa seconda edizione. No, qua insomma gravano delle preoccupazioni, però insomma io credo che le cose siano gestibili, perché sono tutte quelle cose che, non avendo un dato storico, non avendo un'esperienza a monte, c'è un precedente, perché il precedente l'anno scorso si è celebrato tra fine agosto e settembre, quindi non avevamo nemmeno un dato di riferimento precedente. Credo che se questi sono un po' i presupposti, credo che il ritiro sia gestibile. Certamente ci ha preoccupato tanto la collocazione nel periodo di Ferragosto di questo ritiro, e la sensazione della preoccupazione si respirava un po' in maniera più larga anche rispetto alla comunità dell'Alto Sangro. Ma quanto è importante per voi di Rivisondo avere il Napoli qui, Sindaco? Importantissimo, è un progetto vanitoso. Devo ringraziare tutta la regione Abruzzo, perché per prima ha creduto in questa sponsorizzazione con il Napoli. È una vetrina per quanto riguarda il turismo estivo. Noi siamo una certezza e una realtà come Alto Sangro per l'inverno, per lo sci, e ci stiamo adesso accreditando per quanto riguarda il ritiro delle squadre di calcio. Il Napoli è una vetrina, 80 milioni di tifosi, tutte le testate giornalistiche e televisive dedicano l'attenzione a questa squadra, quindi è un vanto per l'Abruzzo, per l'Alto Sangro, per Rivisondo e Castel di Sangro. Ricordiamo che la squadra sarà qui fino a Ferragosto. Sì. Da 5 al 15 resterà qui all'Acquamonti di Rivisondoli.